Con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Giuliano Scabia. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Rodolfo, buongiorno. Ecco, ho sentito da poco la marcia funebre di Edvard Grieg che chiudeva una riflessione su questo spettacolo che è in giro in questi giorni e che si intitola Utøya e che racconta della strage avvenuta in Norvegia nel 2011 e un ragazzo giovane norvegese che fece strage fra i giovani laburisti in Norvegia di 4 anni fa. E adesso però, come dire, da un ricordo funebre e funesto, con te Giuliano vogliamo, come dire, passare da un'altra parte, anzi fare una sorta di trapasso e guardare alla vita. E lo facciamo grazie a un piccolo libro, un libricino che tu hai pubblicato e che si intitola Canto della vita indistruttibile, con delle illustrazioni veramente molto belle di Riccardo Fattori, illustrazioni anche molto particolari perché si dialogano davvero con il testo e magari poi ci dirai anche meglio che tipo di lavoro hai fatto tu insieme a loro. Ecco, questo Canto della vita indistruttibile, che è un libricino uscito, autoprodotto, uscito da poco, in realtà ha una storia molto antica, una tua storia molto antica che parla di canti e di poesia. L'inizio di questo libricino è da anni nei cieli, sui monti, nei boschi, sul mare e sui prati del mondo, un cavallo e un cavaliere vanno vagando. E diciamo, leggendo questa tua lunga poesia, appunto, seguiamo le scoperte, i pensieri, i dialoghi di queste due straordinarie creature, cioè quella del cavallo e del cavaliere che ti accompagnano, no? Ti accompagnano da molti anni ormai, da molti anni. Ci puoi dire da dove parte questa storia? Ma parte intanto dalla mare ad andare sui margini, nei luoghi più impervi. E quindi come ci si va? Ci si va a piedi, ci si va a cavallo, ma nessuno va più a cavallo. Allora mi sono fatto un cavallo di cartapesta per andare. E così questo cavallo, gli ho dato anche il nome di Benengeli, il finto autore della seconda parte del Don Chisciotte. È un cavallo che pensa, è un cavallo che sta con me e si domanda dove andiamo. Ecco, è un cavallo poeta, è un cavallo che adesso sta addirittura prendendo la guida di questo ciclo di canti. È lui che vede per primo le cose e i luoghi. Ed è un cavallo dei ritorni, perché è da 42 anni che vado ai luoghi che ho conosciuto a fondo, che ho visitato teatralmente, poeticamente, ma anche affettivamente, proprio con un'amicizia profonda, ecco. Ecco, dove si trovano questi luoghi? Ma la partenza, diciamo, poi io quel testo lo recito anche in altri luoghi, a Venezia, in casa di amici. Questi luoghi sono l'Alto Appennino Reggiano, che per un caso, destino e bellezza di anni frenti ho incontrato nel 74 insieme agli studenti che mi portavo dietro facendo il gorilla quadrumano, ed è un territorio molto vasto, bellissimo, che allora abbiamo visitato in tutte le case. Abbiamo un palcoscenico di 2.400 km quadrati che in 11 giorni abbiamo percorso tutto, incontrando tutti, di casa in casa, dividendoci a fette il territorio e poi dando degli appuntamenti per raccontarci la storia del gorilla e farci raccontare i maggi, le ottave e tante storie, i partigiani,
Ecco, un reciproco imparare, ecco, un viaggio di reciproca formazione. Ecco, dicevi il cavallo è quella creatura, potremmo dire, che ti accompagna ormai da molti anni, da più di 40 anni. Tu hai dato vita, forse al cavallo più famoso d'Italia, diciamo, almeno degli ultimi 40 anni, il cavallo blu, Marco Cavallo. Ecco, come mai questo animale, no? Che cosa ha questo animale che continua a parlarti così tanto da tanti decenni ormai, e continua, come dire, a interrogarti, a vedere anche, a dialogare con te nella poesia? Ma ci sono dei fatti, degli eventi che un po' per caso, un po' per destino ti emergono. Il cavallo di Trieste era un cavallo reale, si chiamava Marco, che portava la biancheria nei tè sporchi a superi reparti fino alla lavanderia, no? E l'abbiamo resuscitato in cartapesta. Era l'immagine profonda di tutti gli abitanti del manicomio di allora, era l'amico, era il fratello. Però nella tradizione veneta c'è il cavallo, ci sono dei sentieri del cavallo, ci sono delle zone in cui si mangia il cavallo, e se vai 2 metri più in là non si mangia, e ci sono delle sculture, dei bassorilievi col cavallo che risalgono all'epoca, ai paleoveneti, insomma c'è un cavallo nella cultura, diciamo, arcaica veneta, ma io non me lo ricordavo mica. È emerso il cavallo a Trieste, poi lì sull'Appennino uno degli amici era Luciano Masini, ha delle bellissime poesie in dialetto, era l'oste di una frazione che si chiamava Fornolo nel comune di Ramiseto, aveva il cavallo e un giorno mi ha fatto provare ad andare a cavallo, ecco. E poi ho fatto anche la prefazione a un piccolo libro di Masini con le poesie, e sono andato, ogni tanto lo vado a trovare sulla tomba, e per me lui è un po' un cavallo, insomma. Ma cavallo vuol dire, in un mondo ammacchinato, andare in un altro modo, insomma, non al maneggio, ma andare a spasso a cavallo, ecco, andare in un bosco col cavallo di cartapesta. È un paradosso, però mi piace giocarlo, insomma, è il paradosso del teatro, attraversare una foresta con un cavallo di cartapesta, ogni tanto lo faccio per il gusto di stare con la foresta, no? E si possono fare anche incontri straordinari, come in quest'ultimo tuo canto, in cui a cavallo si incontra anche il poeta Dante Alighieri. Ecco, il poeta Dante Alighieri lì è incistato in un verso della Divina Commedia, no? Salsi superbis Mantova in cacume. Quando io ho fatto il gorilla, i paesani mi hanno subito segnalato questo verso, che io non ricordavo. E secondo me Dante, passando dalla Lunigiana, andando verso Verona, da Can Grande, o in altre occasioni andando a Bologna, è passato da lì, perché quella era la strada, e è salito sulla pietra di Bismanto, come ho fatto io col mio cavallo. Io ci sono salito sopra questa roccia stupenda, e questa volta mi è sembrato che lui ci fosse ad aspettarmi, insomma. Quindi sono sicuro, non lo trovi nelle biografie che Dante sia passato di là, ma sono sicuro che è passato, perché è troppo tecnico il modo di descrivere. Salsi superbis Mantova in cacume mostra come si sale la pietra di Bismantova. E io che l'ho salita, prima con tutti i ragazzi del gorilla, e poi un anno sì e un anno no faccio il pellegrinaggio fin sulla vetta, e ci sono salito anche col mio cavallo di cartapesta, credo che Dante ci sia stato, insomma. Quindi è un saluto
fraterno è un maestro di tutti i maestri. Certo. E in questo viaggio, diciamo così, in questo viaggio che compie il Cavaliere e il Cavallo, che ha tanti anche rimandi, un po' ricorda il Faust, un po' ricorda anche il Canto di Natale di Dickens, insomma è come dire un archetipo anche, no? Di questa grande scoperta del mondo tramite un viaggio, anche lo stesso Divina Commedia naturalmente, e si incontra anche un altro animale, un animale di cui si parla in questi ultimi mesi e anni veramente di frequente e che riempie le cronache dei giornali locali spesso e che credo possa essere simbolicamente preso per tante cose, cioè il cinghiale. È un animale selvatico che non riesce a essere domato dall'uomo, a suo modo pericoloso e che in maniera preoccupante, no, si avvicina alle città. Allo stesso tempo non è così diverso da un maiale, insomma, quindi non è neanche un'alterità eccessiva. Ecco, a un certo punto questi tuoi due protagonisti della storia incontrano il cinghiale che viene messo sotto un mirino dall'illustratore Fattore, proprio perché come dire, è l'animale oggi da colpire, no? È giusto uccidere il cinghiale perché ce ne sono anche troppe. Che animale è per te? Ma dunque, il cinghiale è molto legato per me alla Toscana. Da quando sono arrivato in Toscana, cioè quasi quasi è l'emblema della Toscana, perché c'era un, quando abitavo a Colle Ramole lì ai margini del bosco, c'era un cinghiale che veniva e lasciava le peste, ma era il vecchio cinghiale maremmano, quello che faceva un cucciolo all'anno quando andava bene. Questo nuovo cinghiale molto invasivo ne fa 8 anche 2 volte all'anno, no? E quindi crea dei grossi problemi. Ma io non è che... Quindi è un animale mitico, ti ricordi anche la lotta di Ercole col cinghiale, significa la selvaggezza, no? Significa la selvaggezza. Ma oggi significa anche un errore dell'uomo che ha trasferito questo cinghiale prolifico in territori non suoi, forse un errore proprio di ripopolamento, ma il mio discorso riguarda la vita, non tanto i cinghiali, cioè l'animalità, insomma, questa strana cosa. Gli etologi sanno cosa fare, Lorenz, Eibel, gli etologi sanno, Danilo Mainardi, ma noi no, non sappiamo cosa, incontriamo un animale e non sappiamo cosa fare. Ci va bene col cane, qualche volta se abbiamo avuto un cane. Ecco, la riflessione è questa, di questa perdita di rapporto con l'animalità che, non so, i ragazzi contadini avevano, sterminavano le faine. Cioè, c'è un equilibrio naturale che, non so, che Rigoni Sterna conosceva benissimo, no? Faceva la caccia, andava a caccia, ma il buon cacciatore è un equilibratore, non è che la natura è idillica, la natura è esterminatrice, ma noi stiamo perdendo il rapporto con l'animalità. Ecco, questo io dico, pensiamoci su, insomma, perché la vita è molto molto complessa ed è tremenda, poi ti punisce, no? Poi sì. Ti punisce. Ecco, questo passaggio anche nella riflessione sull'animalità, l'incontro con l'animale porta poi potremmo dire, al nuovo anno, all'anno nuovo, e cioè il seme da cui nasce il bambino. E anche qui, come dire, la natura, la forza della natura, o per meglio dire questa vita indistruttibile, ecco, che nonostante tutto continua. Tu dici alla fine, noi siamo stelle, siamo pensieri, parole, misteri, regina di tutto, la vita indistruttibile, tremenda, meravigliosa. Mi sembra versi straordinari nella loro anche, come dire, sintesi. Ecco, perché io poi lì dentro ho messo un pensiero.
che è quello che sotto sotto, lo dico così, ma non ho nessun elemento per sostenerlo, lo dico da poeta, che il progetto dell'universo sia la vita. Ma la vita non umana, la vita nell'immensa quantità di forme in cui si manifesta. Perché se è nata una volta, in quelle condizioni può nascere altri miliardi di volte in altri luoghi. E che questo essere, questo immenso essere che è l'universo, infinito, eterno, non lo so, domandiamo ai fisici quando ci diranno qualcosa di definitivo, ma non lo diranno mai, penso, ma che questa vita che è appena cominciata sia il reale progetto. E questo è un mistero immenso, insomma, come poeta e come teatrante io sono lì che faccio da spettatore, allora faccio lo spettatore, dico va, sto con Prospero e altri due o tre di quella gente lì con Ariel, e dico, oh ragazzi, stiamo a vedere, siamo qui, siamo vediamo come va avanti. E poi mi piace giocare su questa cadenza dell'anno, no? Tutti i canti sono calendariali, ma in fondo anche la Divina Commedia è calendariale, sì. È in quei tre giorni lì che succede, insomma, sotto Pasqua, no? Sì. E forse anche l'Eneide sotto sotto è calendariale, ma comunque i canti, diciamo, tutti questi testi, di questa parte, diciamo, di testi è calendariale perché è affettivamente legato al tema della festa. Cioè, sta per finire l'anno e vado a trovare i miei amici. Certo. E si ricomincia, e si ricominciano. E chi c'è? Ma molti non ci sono più, sono andati nei Campi Elisi. E ci sono degli altri, ci sono dei neonati, ci sono, però è anche quello che vedo, è anche un mondo che sta finendo, insomma, questi paesi della montagna stanno tutti finendo, ecco. È perché te appunto li frequenti da 40 anni, quindi insomma li hai visti anche in varie fasi. E in questo momento che fase attraversano dal tuo punto di vista, diciamo, anche molto, che è molto interno, poi nel senso che conosci proprio fisicamente delle persone, quindi avrai anche visto Ma gli sviluppi familiari. Non si fermano lì, a meno che non abbiano un buon lavoro come forestali, come ci sono delle piccole aziende, insegnanti. E se no tendono ad andare a Milano, a Reggio Emilia, e poi ho visto in 42 anni aumentare il bosco, che è un giorno proprio con Sveno, che è il mio amico del cuore, diciamo, il fratello di Euridice, Sveno Notari, no? Muratore e boscaiolo anche lui. Cioè, guarda Sveno, lì non ci sono più quei prati, quei coltivi di quando sono passato la prima volta. Eh no, mi dice, perché non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno e viene il bosco. E lui il suo orto lo difendeva, il territorio di Marmoreto è ancora coltivato, ma 500 metri più in là è tutto bosco, insomma. E quindi ci sono i cinghiali, i lupi, i cervi, i daini, è casa loro, non c'è più nessuno lì, insomma. Questa è una riflessione che riguarda questo gran tema veniente della città diffusa, insomma. Vedo che anche altri, specialmente gli scrittori indiani, l'hanno affrontato molto a fondo questo, con le città smisurate che si trovano, crescono ogni giorno, Bombay è una città che cresce di 1500 abitanti al giorno, insomma, gente che arriva dalla campagna. E c'è una riflessione oggi su questo. Forse gli urbanisti sono rimasti indietro rispetto a questo tsunami dell'urbanizzarsi. Le città dell'Africa sono mostruose, no? Sono mostruose o sono il futuro? Sono paradisi?
come si organizzano. Cioè, la specie umana è complessa, riesce a volte ad avere degli scatti di intelligenza, oppure fa la fine di quei cretini dell'Isola di Pasqua. Certo, sì. No, no, è chiaro, poi appunto la storia per italiana. Questo dico, è tremenda e meravigliosa la vita. Certo. Però io non ho soluzioni, sto interrogando i miei amici, era un bel dialogo con Nicolini, no? Su questo, insomma, ci siamo molto frequentati negli ultimi anni, andavo spesso a Reggio, lui metteva in scena i miei testi, no? Poi sì. Col suo bellissimo gruppo teatrale, e c'era questo dialogo, lui poi ha fatto uno spettacolo sulla città, proprio la città, la meravigliosa città in cui nasce tutto e in cui oggi rischia di ingrovigliarsi tutto. La città del Messico, a Delhi, a Bombay, a Pechino, a Shanghai. Certo, sì, sono dimensioni, dimensioni incredibili, forse anche, come dire, faticosamente comprensibili per un cittadino, diciamo, italiano, no? Che queste megalomane. Faticosamente, sono... perché in Cina una città sotto i 10 milioni di abitanti è una città piccola. Sì, sì, sono... essere una città grande oltre 10 milioni e per noi Shanghai è 100 km per 150 di case, di edifici a volte stupendi. Come fa la mente a reggere una simile complessità? Eh sì, e anche la natura, diciamo, anche la natura come fa a sostenere città del genere, chissà cosa... No, lì la natura è seconda natura, è tutta ormai elettrica, insomma, elettronica, certo. E siamo nell'altra dimensione. E certo, ma appunto con un impatto il cavallo poi si sta ponendo, il cavallo che è un giovane attore in fondo, si pone queste domande. Bene, e allora se... qualche nostro ascoltatore fosse incuriosito da questo testo, lo volesse leggere, eccetera. In questo momento come fa? Deve aspettare una pubblicazione, diciamo, o mi scrive ufficiale, una lettera, sì. Mi scrive una lettera, io ancora ne ho una trentina di copie, glielo posso spedire. Ok, allora una lettera a Giuliano Scabia, ci scrivi alla nostra redazione, poi noi ti gireremo le lettere, bene, le richieste per poter leggere questo veramente canto straordinario di Giuliano Scabia dal titolo Canto della vita indistruttibile con le illustrazioni di Riccardo Fattori, un libricino che noi, come dire, abbiamo scelto di occuparci perché sia anche di buon auspicio per questo 2017, visto che appunto è un canto che racconta anche di un passaggio di anno e che sia ben augurale. Giuliano, grazie mille per questa conversazione, è sempre un vero piacere e a presto. Grazie e buon anno alla trasmissione, a te. Grazie, ciao Giuliano. Ciao.